separazione impronta tra questa traccia di impronta papillare ritrovata sul retro del nostro disegno e quella, la traccia di impronta ritrovata sul codice di anatomia, sul foglio di anatomia presso il codice Wilson. Allora, vediamo, ecco, questi sono i punti da tenere in considerazione, questo cerchio, questa linea qua. Poi c'è anche queste linee qua, fanno parte della traccia. Andiamo a vedere, ecco, le evidenziate, tenete in considerazione quei punti. Vediamo che man mano viene, come vedete anche qua c'è la stessa linea, lo stesso cerchiettino, lo stesso punto. Anche su quella di Leonardo, ma si vede ancora meglio il punto, la linea in evidenza, il cerchioletto iniziale, qua che sono molto più marcate queste linee qui. Eccola qua. Andiamo indietro per vedere. Eccolo qua, come vedete, le linee, questo cerchiolino qua e questo punto da tenere presenti con questa linea. Guardate, eccolo qua, anche nell'impronta di Leonardo, punto, cerchietto, linea e queste qua marcate.